perché noi tutti, nessuno escluso, combattevamo la mafia quando certa sinistra sputava addosso a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino. Noi siamo quelli che hanno scritto nel loro statuto che un condannato di primo grado non può essere candidato nelle liste di Fratelli d'Italia, non perché non sappiamo che in uno stato di diritto sei colpevole quando vieni condannato con sentenza di condanna passata in giudicato, ma perché la politica deve stare un passo avanti la società che vuole rappresentare. Noi abbiamo sempre la stessa posizione: per noi chi viene condannato in via definitiva per reati di corruzione non deve essere ricandidabile vita natural durante. Per noi chiunque sia condannato per reati di corruzione non può avere più niente a che fare con il pubblico, non solo un politico non deve essere ricandidato. Sei un imprenditore? Non puoi più prendere commesse pubbliche. Sei un dipendente pubblico? Sei un dirigente? Sei corrotto? Sei stato condannato per corruzione? Fuori a calci dall'amministrazione pubblica. E vi dico di più, per noi chi ruba è un traditore. Per noi chi ruba è un traditore, perché guardate, la corruzione è una tassa sui poveri, è una tassa sui più deboli, sulla povera gente, ed è il motivo per il quale noi vogliamo proporre che i reati di corruzione nell'esercizio delle funzioni pubbliche siano inseriti tra i reati di tradimento, cioè all'interno del nostro codice penale siano individuati come reati contro la personalità dello Stato, cioè reati per i quali nel nostro ordinamento è prevista anche la pena dell'ergastolo. Così vediamo se finalmente si riesce ad affrontare questo tema. Però, insomma, non ci venite a fare lezioni, perché noi siamo quelli che, per esempio, da sempre si battono per la legalità, per la sicurezza, per la certezza della pena. Anche questo è un altro tema, eh. Insomma, in questa Italia nella quale gli innocenti stanno in galera per anni aspettando di essere giudicati e i colpevoli, certi, quelli che sono stati già giudicati, vengono rimessi fuori prima perché nelle carceri non c'è abbastanza spazio. Un'Italia nella quale sembra che certi criminali non debbano pagare mai, perché ce la diciamo la verità. Se in Italia non ci fossero state le grazie, gli indulti e i decreti svuota carceri, Buzzi e Carminati questi anni erano stati in galera, non erano stati a fare il lavoro che hanno fatto. Lo vogliamo dire a Matteo Renzi quando ci dice: no, adesso noi inaspriamo le pene sulla corruzione, ma tanto poi li ributtate fuori con i decreti svuota carceri. Ma che vuoi inasprire? Che cosa inaspriamo? Cerchiamo di essere seri. Noi siamo quelli che da sempre denunciano la vergogna di un sistema cooperativo, che questo mi pare l'abbia detto Ignazio nel suo intervento, che usa spesso i suoi privilegi fiscali e non solo per alterare il mercato e per fare cose che niente hanno a che fare con le finalità sociali. Diciamoci la verità, Renzi dice quattro punti, tira fuori quattro punti per mettere anche lui la testa sotto la sabbia e fare finta che loro non c'entrano niente, come abbiamo detto. Metti un quinto punto, Renzi. Stabiliamo il meccanismo per il quale una cooperativa sociale non può finanziare i politici, le loro fondazioni e i loro partiti. Perché lo capiamo o non lo capiamo che c'è qualcosa che non funziona se una cooperativa sociale distribuisce utili come fosse un'impresa normale, li va a regalare ai politici, dalle quali può prendere appalti fino a 200.000 euro senza concorso? C'è o non c'è qualcosa che non funziona in questo sistema? Che voglio vedere quando noi impediamo alle cooperative sociali di pagare i partiti, come fanno a tornare i conti del PD, visto che dopo che è finito l'oro di Mosca, il Partito Democratico e la sinistra italiana sono stati ampiamente foraggiati dal sistema delle cooperative rosse. Però se vogliamo fare delle cose serie, allora questa è la prima norma che bisogna proporre. E se non la propone Renzi, la proponiamo noi.